Una voce per l'anima. Programma di esortazione e conforto cristiano. Gentili e cari telespettatori, ci siamo lasciati con la precedente trasmissione al capitolo 17 dell'Evangelo di Giovanni e avevamo letto fino al verso 15. Non ho fatto tempo a meditare gli ultimi versi, ma adesso continueremo dal verso 16 e ci riporteremo un'altra volta un pochino per quelle versi che non avevo avuto il tempo, dovuto alla mia mezz'oretta, di potervi ancora esternare. E comincerò appunto capitolo 17, Evangelo di Giovanni e San Giovanni, dal verso 16. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificali nella tua verità, la tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, così anch'io ho mandato loro nel mondo. E per loro santifico me stesso affinché essi pure siano santificati in verità. Ora io non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me per mezzo della loro parola, affinché siano tutti uno, come tu, o Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi uno in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io sono in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche coloro che tu mi hai dato, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai dato, perché tu mi hai amato prima della fondazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e costoro hanno conosciuto che tu mi hai mandato, e io ho fatto loro conoscere il tuo nome, e lo farò conoscere ancora, affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro e io in loro. I versi che non sono riuscito la volta scorsa, ripeto per questione di tempo, a evidenziarvi, li voglio tenere in considerazione in questo momento e li leggiamo esattamente dal verso 12, riprendiamo la nostra lettura. Mentre ero con loro nel mondo, io li ho conservati nel tuo nome, io ho custodito coloro che tu mi hai dato. E nessuno di loro è perito, tranne il figlio della perdizione, affinché si adempisse la scrittura. Ma ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo, affinché la mia gioia giunga a compimento in loro. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, come neppure io sono del mondo. Io non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Ecco, questi erano i versi che non avevo potuto toccare nella precedente trasmissione. Questa appartenenza, questa preghiera, avete notato quanta intimità, quanta anche umanità è in questa preghiera? Sì, è Gesù uomo che prega, sta pregando il Padre. È l'umanità di Gesù che in quel momento sta intercedendo presso il Padre. E voglio ricordarvi che l'intercessore è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini. Come è scritto nella tua parola, nella parola di Dio, non c'è un altro mediatore, non c'è un altro intercessore se non Cristo Gesù, il Signore. Purtroppo questo insegnamento non sempre è stato recepito. Abbiamo una mentalità umana di rivolgerci a destra, manca. È la mentalità umana. Quando vogliamo parlare con un personaggio siamo abituati
a percorrere i corridoi di un ministero umano, di poter percorrere ancora certi sentieri così notori. Bisogna prima andare dal primo usciere, poi bisogna affidarsi all'altro dirigente, poi bisogna andare dall'altro e molto difficilmente si arriva poi in alto. Amici miei, fratelli miei, vogliamo renderci conto della grandezza e della meraviglia di questo nostro Dio, di questo Dio secondo l'Evangelo, che noi possiamo andare al Padre e ci possiamo andare in ogni momento della nostra giornata o anche della nostra notte e ci possiamo andare soltanto perché abbiamo accesso nell'unico nome di Gesù Cristo, il Signore. Vogliamo ricordare che soltanto Gesù è la via, la verità e la vita. Vogliamo ricordarci che lo stesso dice che nessuno può andare al Padre se non per mezzo di Lui. È bello, sì, forse l'aspetto umano, pensare di poter essere, di rivolgerci a Tizio, a Manco, a quello che può essere un santo, un uomo o una donna che hanno fatto chissà che cosa per il Signore, ma questo è umano, non è spirituale, non è biblico. Dobbiamo andare al Padre nel nome di Gesù, provateci. Se avete pregato in tante maniere, non vi costa niente. Provate a chiedere e a ricevere. Probabilmente molti di voi avete tante volte chiesto. Non so quante volte avete ricevuto, non voglio mettere in discussione. Non voglio nemmeno mettere in discussione che quando non c'è una conoscenza biblica, Dio è amore anche in questo. Quante volte Dio risponde e ha risposto a una fede sincera quando non c'è conoscenza. Ma quando c'è la conoscenza della parola, dobbiamo andare al Padre, ci dobbiamo rivolgere al Padre nella maniera biblica, come lo dice questa parola. Ci rivolgiamo al Padre nel nome di Gesù. Credo che anche nei nostri culti cristiani, evangelici, avete notato che ogni preghiera finisce sempre, comincia e finisce sempre nel nome e per i meriti di Gesù Cristo il Signore. Su qualche canale televisivo che ormai avete sintonizzato, rimanete sintonizzati, a volte c'è anche la preghiera, una preghiera viene fatta in diretta. Ebbene, notate che anche questa preghiera fatta in diretta, tutti coloro che pregano, chiedono, intercedono e lo fanno sempre e solo nel nome di Gesù. È una moda? Non è una moda. È un'indicazione. Un'indicazione che Cristo ci ha dato. Non è una moda umana o religiosa, è una realtà che ancora il Signore Gesù, il grande Maestro, ci ha insegnato. Quando preghiamo dobbiamo sapere che Dio ci ascolta. E se Lui ci ascolta, è l'Iddio che deve anche rispondere alle nostre preghiere. E se Lui ci ascolta, dobbiamo anche noi sentire la Sua voce. E nel sentire la Sua voce, noi riceviamo. E riceviamo quello che innanzitutto il nostro spirito riceve. A proposito, voglio ricordarvi che anche in questo c'è una priorità di richieste nella preghiera e nella preghiera di intercessione. In particolare, c'è un verso che non dobbiamo mai dimenticare e io ve lo voglio ricordare. Chiedete prima il regno e la giustizia di Dio e tutte le altre cose vi saranno date, donate in sovraggiunta. Torniamo al nostro testo. Gesù uomo fa una preghiera considerata la preghiera sacerdotale per eccellenza. Sappiamo dalla parola di Dio che il sacerdozio termina, quel sacerdozio israelita termina col grande sommo sacerdote che è Gesù Cristo il Signore, come terminano anche gli olocausti, terminano anche quelli che erano i sacrifici. Perché? Perché l'agnello perfetto, come ebbe a dire anche Giovanni Battista parlando di Gesù, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. E Gesù è stato l'ultimo sommo sacerdote e perfetto sommo sacerdote,
è anche perfetto olocausto, perfetto sacrificio. Per cui egli prega il Padre, sì, sta intercedendo, ma sapete una cosa? Gesù continua a intercedere. In altro passaggio biblico troviamo scritto che egli adesso è alla destra del Padre. E sapete di cosa si sta occupando? Sapete che in questo momento di chi cosa e di chi si sta occupando? Egli sta occupando di me che vi sto parlando e di voi che state ricevendo. Se lo credete, realizzerete una grande benedizione, come credo di riceverla anche io in questo stesso momento, il cui mio scopo, obiettivo è soltanto di piacergli, di cercare di fare appieno la sua volontà, perché i benefici che ne ho ricevuti nella mia vita spirituale, nella mia vita umana, sono tanti e molteplici, e la sua benedizione mi accompagna e mi accompagnerà fino all'ultimo alito della mia vita, come accompagnerà anche la vostra. Ritornando ai passi, vedete, egli dice: io ho dato loro la tua parola e il mondo l'ha odiati, perché non sono del mondo, come neppure io non sono del mondo. E poi dice: io non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Il Signore non chiede al Padre che se li prenda, li rapisca, ma che li guardi, li preservi dal maligno. Chi è il maligno? Il diavolo, il principe di questo mondo, colui che opera la malvagità anche negli uomini. Se oggi il mondo è ancora particolarmente malvagio, perché la maggior parte dell'umanità, degli esseri umani, sono soggetti, sottomessi, sono ancora prigionieri di colui che è chiamato il principe delle tenebre. Molti non ci credono, ma sono sciocchezze. Non sono per niente sciocchezze, questa è una verità. Ora, se lo volete chiamare diavolo, o Satana, o se volete chiamare soltanto malvagità, fate voi. Non credo che le cose possano cambiare, ma noi conosciamo anche e soprattutto l'amore di Dio, la bontà di Dio. E il Signore vuole, e dice in questa occasione, il Signore Gesù che dice: io non voglio che tu li togli dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Io li ho conservati, mentre ero con loro, io li ho preservati, io li ho custoditi. Io li ho curati. Uno solo se ne è perso, ma non è stato perché non ho avuto la stessa cura per lui. È perché era colui che doveva in certo qual modo tradirmi, voglio dire anche questo, a scanso di possibili equivoci. Dio non ha condannato, e lo stesso Gesù non ha condannato Giuda Iscariota, perché il nome Giuda non è scritto in quello che era la profezia dell'uomo che avrebbe tradito il Cristo. Sì, ci sarebbe stato uno, ma non era detto che doveva essere Giuda. Ma la cosa più brutta è la fine di Giuda. Che Giuda, dopo averlo tradito, il maligno l'ha preso tanto, perché troviamo che proprio nell'ultima cena, improvvisamente il maligno lo possedé, prese possesso nel corpo di Giuda. E da quel momento non era più padrone delle sue azioni. In quel momento fece tutto quello che non doveva fare e fece anche di più. Perché? Perché dopo aver preso quel denaro in maniera così, diciamo pure, sacrilega, lo buttò via e andò a impiccarsi. Si suicidò. Ho bisogno di dire qualcosa al riguardo. Quanta gente si toglie la vita pensando di risolvere i problemi. Quanta gente si toglie la vita pensando che sia normale. È opera del maligno, perché la vita che abbiamo avuto è in prestito. Dio ce l'ha dato, dobbiamo custodirla nel modo migliore. Per cui non siamo padroni della vita, siamo soltanto assegnatari, siamo soltanto custodi della nostra vita. E se la conduciamo, e se ci conduciamo secondo i dettami della parola di Dio, la benedizione di Dio ci accompagnerà, e anche nelle sofferenze realizzeremo la sua presenza e avremo anche una vita molto più tranquilla, una vita che sarà continuatamente oggetto
della visitazione della presenza di Dio. Continuando la nostra lettura dal brano che abbiamo cominciato, notate questo colloquio. Sì, la preghiera è un colloquio, non un monologo. Ma mi direte, noi non ascoltiamo la voce di Dio. Ascoltate la voce di Dio, leggendo la parola di Dio. Si prega anche leggendo la parola di Dio, no? E poi, in certi momenti di pausa, in certi momenti di silenzio, possiamo far tacere i nostri pensieri per realizzare i pensieri di Dio. Anche questa è un'esperienza, ed è un'esperienza che, vi assicuro, vale la pena di poterla fare. E questo è il mio incoraggiamento verso di voi, ma è un incoraggiamento che viene anche dalla stessa parola, gloria al Signore. Verso 17, che abbiamo letto, dice: santificali nella tua verità, la tua parola è verità. La tua parola è verità. Notate, non è una verità, è verità in senso assoluto, in senso completo. La parola di Dio è verità. Cosa ho detto anche nelle trasmissioni precedenti? Ho citato e continuerò a citare di questo stesso Evangelo, il capitolo 14. Gesù dice: io sono la via, la verità, la vita. La parola di Dio è verità, perché Gesù è verità. Gesù è la parola di Dio. E io spero che voi state dicendo sì e amen. È la parola di Dio. E la parola è Cristo, è verità. Quando nella sua carne egli doveva fare un'affermazione, egli usava questa espressione: in verità vi dico. Oggi abbiamo imparato i cristiani a non giurare né per il cielo, né per la terra, né dell'anima dei defunti, perché questo è contro la volontà di Dio. Ma quante verità, quante volte questi giuramenti sono anche falsi, soprattutto nel commercio. Quanto è vero, e non si nomina mai il nome di Dio in vano, anche questo ci insegna la parola di Dio. Quando il cristiano vive la sua vita di integrità, quando il cristiano vive secondo la parola del Signore, nel momento che deve fare un'affermazione, nel momento che deve confortare chi gli chiede qualche cosa di come lui si esprime, di quello che lui fa, potrà soltanto seguire l'esempio del maestro. Noi ci siamo abituati ai bambini anche quando sono piccoli, e abituiamo a dire in verità, neanche due volte, dovrebbe bastare una volta. In verità, e detto in verità non ci può essere menzogna, perché il padre della menzogna è Satana. Non ci può essere la buona bugia, la bella bugia o la mezza bugia come la mezza verità. Una mezza verità è menzogna. Come cristiani, nel momento che realizziamo Cristo nella nostra vita, noi dobbiamo imparare a essere uomini e donne che parlano e agiscono in verità. Perché? Perché non apparteniamo più al mondo del peccato, non apparteniamo più a quello che è, diciamo, la triste condizione di un mondo bugiardo, che da bugiardi lo potevamo essere, ma nella trasformazione che riceviamo, che abbiamo ricevuto e che si riceve per la parola di Dio, diventiamo uomini e donne di verità. Gloria al Signore. Voglio continuare ancora con altri versi. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Beh, qualcuno può dire, ma questo si riferisce soltanto a quei discepoli. Abbiamo visto in altre occasioni che quei discepoli non potevano andare in tutto il mondo. L'Evangelo di Marco dice: andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo. Ma è inconcepibile pensare che loro hanno raggiunto il mondo. Allora si sono spostati in quella zona geografica dove era possibile andarci. Ma poi questa opera è continuata. La Chiesa di Gesù Cristo nasce sull'alto solaio di Gerusalemme e ogni cristiano riceve un comandamento, riceve un'indicazione di essere fedeli testimoni, di poter proclamare, di poter testimoniare la grandezza di Dio, l'amore di Dio e la salvezza in Gesù Cristo, il Signore. Per cui noi crediamo nel sacerdozio universale dei credenti. Sì, perché ripeto,
Oggi non c'è più da offrire sacrifici. È stato offerto il sacrificio, l'ho detto in altre occasioni, dice la parola di Dio. Non abbiamo bisogno di offrire sacrifici. Il sacrificio è stato offerto. E voglio ricordarvi un verso che spero non dimentichiate mai più. Il sangue di Gesù Cristo ci lava, ci purifica da ogni peccato. Questo agnello immacolato, meraviglioso, che è Cristo Gesù, il Signore. E per loro santifico me stesso, affinché essi pure siano santificati in verità. Questa parola santo, santificato, molto spesso non trova rispondenza in quello che può essere una credenza, un modo di essere abituati a vedere la santità in una certa maniera. Abbiamo cercato più volte di spiegare il significato biblico della parola santo e della parola santità. Santo cosa significa? Separato. Separato da che cosa? Dal mondo. Quale mondo? Dal peccato, dalle trasgressioni, dalla malvagità, dalla cattiveria, e essere messi da parte, appartati a Dio. Questa è la santificazione. E voglio ricordarvi che al di là di tutte le cose, gli insegnamenti, non si può dimenticare questo insegnamento, che è un insegnamento pratico, reale. Senza la santificazione, nessun occhio vedrà il Signore. Io spero che voi tutti, insieme a me, possiamo vedere il Signore. Vogliamo vedere il Signore. Quando lo vogliamo vedere? Lo vogliamo vedere quando il Signore ci chiamerà. Ma ci sarà anche un evento in cui ancora molti saremo chiamati insieme. Viene chiamato il rapimento della Chiesa e ci stiamo avvicinando anche a questo tempo. Sarà in un batter d'occhio. Sarà improvvisamente, la scrittura ci dice che due saranno insieme, uno sarà preso, l'altro lasciato, due faranno un lavoro, uno sarà preso, l'altro lasciato, che coloro che si sono addormentati in Cristo saranno risvegliati primieramente e per lo Spirito Santo incontreremo il Signore Gesù nell'aria, ci sarà uno squillo di tromba e ancora il mondo si accorgerà dell'assenza di milioni e milioni e milioni di individui che spariranno improvvisamente dalla faccia della terra. Beh, io voglio essere fra quelli che spariranno. Io spero anche tu, mio caro amico, o voi miei cari amici, o cari fratelli, o care sorelle, vogliamo essere fra quelli che possiamo sparire dalla faccia della terra per essere insieme col Signore. Ma Dio ha un altro piano. Dio nel suo amore vorrebbe che tutti gli uomini fossero salvati. Se a volte ci sembra che il tempo si allunghi, che le promesse di Dio o gli avvenimenti ancora si prolungano nel tempo, noi sappiamo una grande realtà, che l'amore di Dio è così grande. Dio desidererebbe che tutti fossero salvati. Ed è così facile. Si è salvati mediante il nostro credere in Gesù Cristo, il Signore. Questa è la salvezza. C'è scritto in un verso, chiunque nomina il nome di Gesù sarà salvato. Ovviamente non significa che basta dire Signor Gesù siamo salvati. Bisogna dirlo con fede. Bisogna avere realizzato la fede mediante il nostro credere. Perché? Perché Gesù è l'unico salvatore. Gloria al Signore. Leggiamo ancora qualche verso che troviamo nel verso 20. Ora io non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me per mezzo della loro parola. Io ho creduto. Tanti miei fratelli, tante sorelle, tanti cristiani abbiamo creduto per la loro parola. L'Evangelo, a chi è stato scritto questo Evangelo? Da Giovanni. Abbiamo creduto in questa parola, crediamo in questa parola e per questa parola abbiamo realizzato fede nel Signore e ancora la trasmettiamo ad altri. E questo verso si è adempiuto e si è adempiuto perché questa preghiera è stata ascoltata dal Padre e il Padre a suo tempo ha detto Amen. È così. E così continua a essere. Gloria al nome del Signore. E continuando il verso 21,
affinché siano tutti uno come tuo Padre sei in me e io in te, siano anch'essi uno in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Questo senso di unità, questa realtà di unità. Bene, molti si fermano davanti al grande mistero della Trinità. È vero, Trinità non è un termine biblico, è un termine teologico. Non trovate questa parola non la trovate da nessuna parte. Trinità non la trovate. Però troviamo una realtà espressa nella persona del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E poi troviamo un'unità. Unità composta, noi la chiamiamo, in quello che possiamo esprimere. Tante volte negli insegnamenti che diamo anche nelle nostre chiese, nelle nostre lezioni di teologia o di dottrina, se preferite, c'è tante volte questo concetto che viene espresso in una maniera più semplice e lo si esprime anche con quello che troviamo, stesse espressioni che troviamo nella Bibbia. Volete un esempio? Parlando del matrimonio, l'uomo e la donna si uniranno e i due diventeranno una stessa carne, una carne, ma formata da chi? Dall'uomo e dalla donna, per cui anche questa è una unità composta. Questa realtà divina, gloriosa, meravigliosa, di Dio unico e trino, nella persona del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Però notate, un solo Dio, ma ognuno ha la sua particolare importanza. Il Padre è al di sopra di tutti, egli è il Padre. Il Figlio ha glorificato e glorifica il Padre, e il Padre ha glorificato il Figlio. Come l'ha glorificato? Perché è stato ubbidiente, e ubbidiente l'ho detto anche prima, fino a dare la sua vita in croce. E poi è glorificata anche dallo Spirito Santo, che non è un'influenza, no, non è qualcosa di astratto, perché lo dice la sua parola, perché è il vicario di Cristo, colui che ci manifesta Gesù Cristo nella nostra stessa vita e che ci guida, ci conduce, ci porta a riflettere, a meditare, a realizzare. E Cristo è presente nei nostri cuori per lo Spirito Santo. È scritto, non sapete voi che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo? Miei cari amici e fratelli, questa parola richiede tante altre meditazioni, approfondimenti. Certo, io cerco di usare un linguaggio molto popolare e soprattutto un pensiero che possa esprimere nella semplicità l'autenticità di quello che è la comunione e il pensiero di Dio mediante lo Spirito di Dio. E notate gli ultimi versi proprio di questa unità. Come il Padre, il Figlio e lo Spirito sono uniti, è volontà di Dio che siamo uniti ancora noi. E notate questo verso che dice, il verso 23, io sono in loro e tu sei in me, affinché siamo perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Bella promessa con la quale voglio lasciarvi. Verso 24. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche coloro che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai dato, perché tu mi hai amato prima della fondazione del mondo. Potrebbe sembrare poco cortese questa espressione del Figlio, voglio, è molto forte, ma viene da un diritto acquisito, da quel diritto acquisito per l'ubbidienza, e sa che al Padre non dispiace questa espressione. Padre, io voglio, perché quelli che tu mi hai dato, io voglio che un giorno siano con me e per sempre. E nel concludere questo pensiero di questo giorno, notate com'è bello il verso 25, Padre giusto. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto e costoro hanno conosciuto che tu mi hai mandato.
E io ho fatto conoscere il tuo nome e lo farò conoscere ancora. Lo farò conoscere ancora, affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro e io in voi. Amen. Gloria al Signore. E voglio meglio sottolineare, affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro e io in loro. E Cristo in noi. E la parola in noi. E la parola anche in voi. Dio vi benedica.